Patatine, benvenuti in questo nuovo video. Io bevo del tè, cin cin. Questo sarà un video chiacchiericcio perché è da tanto che non parlavo con voi e mi mancava questa cosa, quindi ho un sacco di cose da dirvi. Più che cose importanti, cazzate, like del momento, canzoni, serie TV, quelle cose lì, insomma, una specie di preferiti chiacchiericcio. Oramai ce l'ho nelle vene questo tè perché lo bevo praticamente sempre e mi piace tantissimo anche questa tazza presa da Tiger a Roma con Giulietta, l'amore mio. Parto subito col dirvi, col dirvi che sto adorando follemente Spotify. Oramai è diventata la mia TV perché al posto della TV metto Spotify e mi ascolto la mia playlist. Infatti mi potete anche seguire su Spotify, che si chiama Fair Songs ed è la playlist praticamente che ascolto tutti i giorni perché metto le canzoni che mi piacciono del momento, canzoni di sempre, c'è proprio un mix. Potreste anche scoprire artisti nuovi perché alcuni li ho trovati veramente non so neanche quando e dove. Credo che qua in Italia alcuni artisti manco siano stati mai menzionati neanche nella radio più pelosa d'Italia. Quindi ho scoperto veramente un sacco di artisti grazie a Spotify e sono proprio diventata una malata. Tant'è che io e Andrea ci siamo anche regalati una cassa esterna, un Bose che è qua dietro, quello azzurrino. Praticamente via Bluetooth si collega ai dispositivi mobili appunto che riproducono musica e riproduce musica, semplicissimo. E io l'ho preso ovviamente color Tiffany, appena l'ho visto ho detto no vabbè, lo voglio di quel colore. Eravamo indecisi tra questo qui che si chiama Bose SoundLink Color e il Mini SoundLink che è quello rettangolare piccolino che costa anche di più di quello tra l'altro, però ha un audio, cioè è veramente pazzesco. Io tante volte ho sempre visto in giro strasponsorizzato quello della Beat, però sinceramente io li ho sentiti. Se andate anche in un qualsiasi rivenditore, che sia Media World, Unieuro, potete veramente comparare le due cose e dire no, ascolta, il Bose pompa di più di tutti. Tanti dicono ah, le beat, no, cioè questo qua spacca veramente. Tu alzi il volume, sembra di stare in una discoteca. Infatti ce lo mettiamo sul balcone, ci sono tutti i vicini che si mettono fuori ad ascoltare insieme nella musica. Però altra fissa del momento sono le piadine, cioè qua passiamo veramente dal cioccolato alle cornici per i quadri. Le piadine le faccio io, praticamente mischio semplicemente acqua, farina, qualche goccia d'olio, un pizzico di sale e a volte ci metto il lievito, mischio il tutto, faccio una palla, la divido in tante piccole palline e poi le stendo fino a farle diventare dei cerchi o grandi così. E dopodiché Andrea cosa fa? Accende la piastra sul nostro barbecue e le spara dentro praticamente. La piastra è bella calda, neanche 4-5 minuti sono pronte. Sono una cosa pazzesca. Io all'interno ci metto tipo l'avocado tagliato a fettine, a volte i gamberetti, a volte il surimi, quindi la polpa di granchio, e la chiamo surimi perché se non sbaglio si chiamano surimi. Vabbè. E niente, olio, sale, limone, anzi lime. Oppure per Andrea, perché non gli piace tanto l'avocado, facciamo il mix con insalata, pollo al curry, pollo panna curry che lo preparo a parte io in padella e ce lo mettiamo dentro. Queste piadine vengono veramente il top, buonissime, quindi ve le consiglio. Più avanti voglio fare un video dove vi faccio vedere proprio come si fanno, proprio la ricetta di tutte queste leccornie che vedete ogni tanto sul mio Instagram e sbavate, quindi prima o poi vi farò un bel video. Dalla fissa cibo passo alla fissa agenda, proprio per raccontarvi se sto portando avanti l'agenda. E sì, la sto portando avanti l'agenda perché appunto ne ho adesso due. Ho la Kiki K, quella classica che mi avete visto, la A5, ho Gold che avevo fatto il video, vi linko nell'info box o qui insomma nella informazioni il video se non l'avete visto. E ho già girato il video della mia nuova agenda che sto utilizzando più della Kiki, perché la Kiki la tengo praticamente a casa e segno sulla Kiki tutto ciò che riguarda YouTube, appuntamenti, quelle cose lì. Per quanto riguarda invece la piccolina, che è quella della Webster's Pages, che è veramente bellissima, non pensavo di trovarmi bene con una formato personal che è praticamente grossa così, ve la faccio vedere. Non avrei mai pensato di trovarmici bene, ma veramente scrivo praticamente di tutto. Ho fatto il video, non so se sarà già carico, ma non credo, mi sa che lo caricherò dopo di questo perché lo devo ancora montare, quindi se vi interessa vederlo stay tuned perché sarà carico a breve. E questa è l'altra mia, appunto quella A5, e come vedete sta è nettamente più piccola, anche i fogli all'interno appunto sono
sono più piccoli rispetto a questa. Con il fatto che ho la nuova cameretta, che vi farò anche qui presto il room tour, tante di voi me l'hanno chiesto, anche qui state collegate perché si farà tutto, Gloria riuscirà a far tutto, vedrete tutto. E quindi ho comprato una nuova cassettiera, che è questa qui, e ho sistemato praticamente tutta la postazione da capo, perché come vedete quella nera non ce l'ho più, gliel'ho data a mia madre, e ho preso la toeletta, quella di Ikea. Con quella che avevo prima avevo troppi trucchi e poco spazio, adesso ci sta tutto perfettamente. Ho anche spazio per la roba delle cartopazze, quindi roba cartopazzosa, per l'agenda, per le cose insomma fai da te, ecco. Quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutti i cassetti e tutte le cose. Ho visto che è piaciuto tantissimo anche l'Ask Gloria, infatti non vedo l'ora di farne un altro, di fare il secondo. Anche qui, quando avrò tempo, piazzerò una foto su Instagram / Facebook / Twitter, perché è tutto collegato. Farò questa foto dove voi mi farete le domande sotto questi social. Ci sono anche un sacco di domande sui miei capelli, che io ogni volta rispondo magari a una e poi me ne fanno altre 100 simili, però ci tengo a dirlo anche in questo video. No, non sto più facendo tinte, la tinta è la solita della Bella, la non mi ricordo, 55-77. Sono più di 5 mesi che non faccio la tinta sulle lunghezze, ma l'ho ripresa solo una volta alla ricrescita, fino a qua praticamente ho coperto solo la ricrescita, quindi qua è tutto il colore sbiadito che non sto più riprendendo, perché mi piace un sacco tutto questo intruglio di colori che è uscito fuori. Avevo fatto anche un video dove vi spiegavo che tinta era, come ho fatto la tinta e tutto quanto. Anche qui vi metto nella barra informazioni, nell'info box, il video, se nel caso ve lo siete perso e volete guardarlo. Viste riguardanti la TV, purtroppo, ripeto, mi sono appiccicata a Spotify, quindi la TV la guardo sempre meno, anche perché ho sempre meno tempo. Però adesso che è riniziato un telefilm, rido perché è un telefilm osceno, ma io ve lo guardo. È osceno perché, allora, è guardabile, ma allo stesso tempo dici, ma che cazzo sto guardando? Si chiama Cumbia Ninja. Ci sono molte fan, tra l'altro, di questo telefilm, io non lo sapevo, perché l'anno scorso l'avevo annunciato, mi pare, in qualche video che era iniziato, e l'avevo anche preso in giro su Facebook, mi ricordo, sono convinta di averlo fatto. Sul mio vecchio profilo avevo preso in giro sto telefilm e avevo detto, no, ma è possibile che creino queste cose? Cioè, praticamente un telefilm di tipo stile favelas, però ci sono questi ragazzi che cantano, che però cantando risvegliano questo drago, un drago vero, cioè no, di quelle cose assurde. Intanto vendono droga nei quartieri, una droga a tatuaggio, cioè pazzesco veramente, però allo stesso tempo ti intrippa, cioè ti viene proprio da guardarlo. E quindi, da che lo prendevo per il culo, adesso me lo guardo. E adesso sto facendo la seconda stagione, sono alla seconda puntata, che è stata ieri sera. Adesso vabbè, non so quando caricherò questo video, però sapete, io sono Fox dipendente. Ma la cosa che mi fa più ridere di questo telefilm è la recitazione, perché comunque mi pare che sono argentini tutti gli attori. Tra l'altro c'è l'attrice di quella che ha fatto anche Il mondo di Patty che era la leader del Las Divinas. Io, ragazze, sì, guardavo Il mondo di Patty. Boh, lanciatevi i pomodori. A parte questo, dicevo, la cosa che più mi fa ridere sono proprio le interpretazioni, cioè la recitazione di questi personaggi. Loro, mentre recitano, sembra che devono mangiare un panino, talmente aprono la bocca. Cioè, della serie, hai capito? Non devi prendermi a schiaffi. Ti ho detto che non so dove è andato Carmencito. Carmencito forse ha girato l'angolo, non lo so, come faccio a saperlo? Io non posso andare avanti così. Tu mi stai opprimendo. Mi stai veramente opprimendo. Tu sei una cosa assurda. Non sei nulla. Non sei nulla per me, non conti nulla. Hai capito? Basta, basta, basta. Niente, questa era... che mongogliura. Vabbè, e niente, questa è Cumbia Ninja. Questo è tutto, dopo questo video super chiacchiericcio e questa inquadratura molto ravvicinata, perché con questa cinquantina devo per forza tenere la videocamera in fondo e stare a metà strada per poter ottenere uno sfondo sfocato, ma allo stesso tempo essere nell'inquadratura. Vabbè, detto questo, spero che questo video chiacchiericcio vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo e vi mando un mega 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 bacione. Ciao patatini e patatini!